Perché non fosse proprio, cioè, perché fosse le prime armi di metà detecting, o comunque sia proprio a digiuno, e deve sapere che la spazzolata, cioè, la spazzolata è questa, no? Destra-sinistra, no? La devi fare cercando di pensare che hai in mano un rullo da pittore, no? È presente? Un rullo da pittore che fai, cioè dove passi questa devi pensare che stai imbiancando in modo che non ripassi. Quindi fai una destra, sinistra, poi tornando su sempre a coprire tutta l'area. E quindi la tua camminata deve adattarsi a questo movimento della piastra destra-sinistra. Capisci? Quindi quando tu prosegui e vai avanti, i passi che fai devono essere proporzionali al movimento destra-sinistra della spazzolata, no? Si chiama spazzolare questo, vedi? Ecco, spazzolare. Io direi quasi pitturare. Ecco, che stai pitturando un'area che hai scansionato con la piastra, vedi? Quindi tutta l'area che fai, e questa sarebbe la cosa più giusta da fare. Ovvio che tante volte uno qui va sul ferro. Andiamo un attimo così, 90 gradi. No, è ferro. No, è ferro, decisamente. Quindi dicevo, ecco, questa è la spazzolata, no? Si va avanti cercando di pitturare un'area che è immaginaria, no? Davanti a te stai pitturando. Diciamo che più è grossa la piastra, più è larga e più stai pitturando tanto, no? Come fosse un grande pennello, no? Hai presente? Non ci vuole un grande pennello, no, non ci vuole un pennello grande, come diceva Polizia. Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale. Questo lo scavo. 65-46, 65-46-56, lo scaviamo, dai. Spero non sia porcheria, però. Dove stai? Sono lì? C'è solo un pezzettino piccolo così? Ma dove stai? Aspetta un po', me lo sto perdendo. Ah, è qua, eh? Ok, qua. Bene, qua 10-15 qua. Quindi ti dicevo, quando si spazzola col metal detecting, fai conto che stai, non stai proprio spazzolando, stai pitturando. Ecco, è l'idea migliore che posso darti. Fai conto che stai pitturando la strada di fronte a te e la devi pitturare bene tutta, ovviamente, se no manchi, cosa succede? Manchi delle aree e quindi potresti essere dei target importanti, no? Ecco.